Io trovo intanto che ogni creativo dovrebbe lavorare su quello che lo differenzia da tutti gli altri, no? Ogni essere umano ha una componente di diversità che è certificata dalle impronte digitali, dal DNA. Allora, chi fa creazione deve andare al fondo di se stesso, non cercare quello che vorrebbe essere, ma cercare quello che è e coagulare quello che è in una operazione quasi psicoanalitica in una parola, possibilmente, e su questa parola poi costruire la propria estetica distonica, la propria visione del mondo leggermente diversa da quella degli altri. Ecco, io andando giù ho trovato la parola eleganza, che però ritengo appunto un valore morale, un valore etico. In che senso? Nel senso che un gentiluomo, come posso dirti, non è solo uno che c'ha il fazzolettino o la giacchettina, capisci? Ma è uno che si comporta eticamente nei confronti della vita. Una volta davanti a un consesso di ricchi borghesoni italiani, si parlava appunto di eleganza, un giornalista, ero sul palco, mi ha chiesto: ma cosa intende? E io ho fatto l'esempio più palese, ho detto: beh, per esempio un gentiluomo non può non pagare le tasse. Sala si ammutolita, tanto che io ho detto: mi è piaciuta questa, eh? No, però capisci, non puoi avere il fazzolettino e poi rubare i soldi alla gente che non ne ha, insomma, no. Cioè, quello è un comportamento etico, insomma. Quindi tu devi rispettare, poi puoi dire sono troppe, sono troppo poche, però finché ci sono le tasse si pagano, finché si è a disposizione della gente, si è sempre a disposizione della gente. Insomma, sono comportamenti di ordine etico, appunto. L'eleganza è nei tuoi comportamenti più che nella tua forma, insomma. E non vedrai mai una mia foto in cui uso la donna come strumento, sono sempre atti d'amore per me verso la donna, di grande rispetto, di grande... Io poi sono stato allevato solo da donne, per cui sono un femminista, un maschio femminista. Però anche quello fa parte dell'eleganza, no? C'è un erotismo dell'eleganza, però, ecco. Secondo me una donna elegante è molto più erotica di una donna volgare. Questo sto cercando di insegnarlo a tutti.